si parte con le Universiadi. La frase che si è sentita più in questi giorni è: nessuno credeva ce l'avremmo fatta. Invece sì, per quanto riguarda gli impianti sportivi, l'organizzazione ce l'abbiamo fatta. Gli impianti sono pronti, sono tutti arredati. Dobbiamo partire, da domani cominciano le gare, quindi godiamoci la festa. Commissario, però si è registrato un incidente diplomatico questa mattina. Il sindaco De Magistris ha abbandonato l'ora della conferenza stampa. Lei ha saputo di questa cosa? Insomma, no, io a dire la verità, vabbè, nel comunicato c'era e c'era riservato anche il posto. Ho visto Ciro Borrillo, ho salutato Ciro Borrillo e ho visto anche il capo di gabinetto. Non ho visto il sindaco, a dire la verità. Pensavo si sedesse a tavolo Borriello, come spesso capita in funzione del sindaco. Non ho capito perché poi sono andati via. Va anche detto, però, penso sia un incidente rimediabile con la FISU, che la conferenza stampa è stata organizzata dalla FISU e non ho capito perché poi sono andati via. Insomma. Quindi era la FISU che non aveva previsto un intervento del sindaco? Non lo so, perché a tavolo era prevista la presenza del sindaco. Sicuramente. E quindi doveva parlare. Un saluto, penso che non si, cioè, sicuramente il sindaco doveva fare il saluto. Peccato. Tra l'altro abbiamo lavorato insieme 10 mesi, la squadra, il comitato organizzatore è fatto da persone di vari enti, la regione, il comune di Napoli è integrato dentro al comitato organizzatore dell'università, gli impianti sono del comune di Napoli, quindi effettivamente abbiamo remato tutti nella stessa direzione fino all'evento. Speriamo che questo succeda, è un auspicio, succeda anche durante la manifestazione. Se c'è un appello da fare, facciamo tutti una tregua e godiamoci veramente questa festa e godiamoci la possibilità di vedere questi impianti rinnovati. Un invito: se dovesse invitare i napoletani il 3 sera al San Paolo, che cosa troveranno? Perché devono venire? Per come dice Balic, domani, il 2, domani farà anche un'apposita conferenza stampa su questo, ritroveranno l'orgoglio di essere campani e di essere napoletani.